Allora, abbiamo appena abbracciato il cerchio di protezione. Ora gli sposi reciteranno le promesse sul sasso consacrato. Poi sei arrivato tu. Tu con la tua corazza, con le tue cicatrici e con la tua storia dipinta sul tuo corpo, con quella faccia da duro contrapposta all'infinita dolcezza, pazienza che hanno riempito il mio mondo. Nessun altro sarebbe stato in grado di farmi sentire protetta e mai sola. Nessun altro avrebbe sopportato le crisi isteriche durante questo periodo di esame di stato, lavoro e matrimonio. Ma soprattutto nessun altro avrebbe condiviso con me l'ultimo pezzo di tosto fatto alle 4 del mezzo del mattino. Con nessun altro canterei a squarciagola per tutta casa e per nessun altro mi spoglierei di tutte le sicurezze. Quindi, se saprai starmi vicino e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si Pongano. Se riusciremo ad essere noi in mezzo ad un mondo, insieme al mondo, piangere, ridere e vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l'un l'altro senza sapere chi sarà il primo, allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto. Ti amo infinitamente, tua per sempre. Questa sera è al cospetto delle idee che pronuncia le mie promesse. A te, che più di chiunque altro hai riempito di gioia e di amore la mia vita. A te, che sei in grado di donarmi oggigiorno la forza di essere un uomo giusto, e a te, che hai risvegliato in me il coraggio di affrontare qualsiasi avversità. Sarò sempre al tuo fianco,